Partirà il 15 novembre, Piemonta in bici, il bando della regione per le infrastrutture ciclistiche strategiche che stanzia 40 milioni di euro nell'ambito della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio e della strategia di sviluppo sostenibile. Il bando si suddivide in due azioni: 30 milioni per finanziare le tre ciclovie Corona di Delizie, per collegare le risenze reali del Piemonte, colline UNESCO e del Lago Maggiore; 10 milioni per consentire a città metropolitana, province, unione di comuni e comuni in forma aggregata di realizzare piste ciclabili e ciclovie. Come sostengono il presidente della regione Cirio e l'assessore ai trasporti Gabusi, si vuole rendere il Piemonte primo in Europa per chilometri ciclabili attrezzati, raggiungendo un duplice obiettivo. Il primo vuole consentire ai turisti di andare alla scoperta del territorio in una modalità più dolce e sostenibile. L'altro vuole intervenire in aree urbane, suburbane o interurbane con interventi mirati ad incrementare l'offerta ai cittadini per lo spostamento sicuro in bicicletta ed eventualmente potenziare l'intermodalità tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico, dal treno all'autobus alla metropolitana.